E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara, benvenuti in questa nuova recensione, sigla! Oh, ed eccoci qui con una nuova action figure per la linea SH Figure esplorata da Bandai Machine Nations. Abbiamo tra noi direttamente da Cowboy Bebop Spike Spiegel. Eccolo qui nella sua confezione, ragazzi, veramente molto molto figo questo design, tipo un muro spaccato che poi rivela la vetrina appunto, dove all'interno c'è la nostra figure. Questo qui è uno dei lati con la scritta Cowboy Bebop o Bebop. Se non avete visto questo anime, ragazzi, fatelo perché è fantastico. Questo qui è un altro dei lati, questa qui è la parte posteriore con un po' di pose del nostro personaggio, qui c'è la parte superiore con il nome appunto del personaggio, questa è la parte inferiore. Se anche voi fosse interessati all'acquisto di questo o tante altre action figure, ragazzi, vi ricordo che c'è sempre il mio sito Ara Service Shop nella scheda in alto oppure qui sotto in descrizione, ovviamente acquistando lì mi aiutereste veramente tantissimo. Detto questo, non perdiamo altro tempo, andiamo subito a vedere la nostra figure fuori dalla confezione. Oh, ed ecco qui il nostro Spike e tutti i suoi accessori fuori dalla confezione. Andiamo subito a vederli. Cominciamo dalle mani intercambiabili. Abbiamo queste due qui, destra e sinistra, con questa particolare posa, vedete, con il mignolo spostato in questo modo, per qualche posa dinamica, diciamo, sono veramente ben fatte. Poi abbiamo queste due qui con il palmo, vedete, aperto in questo modo. Queste altre due qui con le tre dita, vedete, distese in questo modo. E ultime, ma non ultime, le due per impugnare la pistola. Quindi si può impugnare sia a destra che a sinistra. Per il resto abbiamo appunto la pistola, eccola qui, ben realizzata, è semplicemente nera il colore della plastica. E ora passiamo a vedere i visi intercambiabili. Abbiamo questo qui, vedete, con questo mezzo sorrisetto, veramente ben fatto. Anche il painting degli occhi e delle sopracciglia è fatto veramente bene. Poi abbiamo questo qui con questa espressione veramente fantastica che guarda verso un lato con i denti stretti in questo modo, diciamo un'espressione un po' in difficoltà del nostro Spike. E poi ragazzi abbiamo questo che forse è il mio preferito, un viso serio con la sigaretta accesa in bocca, veramente ben fatto, mi piace un sacco l'espressione degli occhi anche. E ora ragazzi è il momento di andare a vedere la nostra figure più nel dettaglio. Come al solito cominciamo con lo zoom sul volto, molto ben realizzato. Devo dire questo qui di base è un'espressione seria. Mi piace un sacco il painting che hanno dato sui capelli, ragazzi, con tutte queste sfumature verdi, vedete, davvero molto ben realizzati, non sono assolutamente piatti. Anche lo sculpt dei capelli è molto ben fatto. Qui sul retro sono leggermente più scuri, vedete, della parte frontale, diciamo, sono leggermente più tendenti al nero. Per quanto riguarda il resto della figura, ragazzi, ha questa sua giacca, diciamo, un po' futuristica, molto particolare, veramente ben fatta. La camicia sottostante di color giallo con il cravattino nero. Come vedete, ha le maniche, vedete, alzate in questo modo, davvero fantastico questo dettaglio. Mi piace un sacco anche il contrasto di colore con questo azzurro un po' più chiaro e, diciamo, l'azzurro più scuro della giacca, che quasi leggermente tendente al grigio. Per quanto riguarda il resto della figura, ragazzi, abbiamo queste gambe che devo dire sono molto simili a quelle di Liu Pen. Il design di questi personaggi dell'anime Cowboy Bebop è molto simile al design dei personaggi di Liu Pen. Abbiamo, vedete, anche gli stivali che sono in plastica lucida al posto, diciamo, della plastica opaca che è stata utilizzata per la giacca, per il vestito. Questa qui è la parte posteriore, ragazzi. Questa parte qui è in plastica morbida, quindi vedremo che poi non limiterà le articolazioni. E andiamo subito a vedere le articolazioni di questa figura. Allora, abbiamo la testa che può guardare molto bene verso l'alto fino qui, può guardare anche benissimo verso il basso fino qui, aiutata anche dall'articolazione alla base del collo. Abbiamo anche un movimento laterale di questo tipo, nonché rotazione laterale in questo modo. Per quanto riguarda le braccia, c'è il movimento verso l'alto molto molto buono fino qui, rotazione a 360 gradi, c'è la sfera interna che funziona anche da Butterfly Joint, quindi permette al braccio di andare anche in avanti in questo modo e all'indietro in questo modo con un ulteriore raggio. C'è rotazione qui al bicipite, abbiamo il piegamento qui al gomito in questo modo, devo dire un buon raggio comunque. Poi c'è il piegamento al polso e rotazione al polso. Qui a mezzo busto abbiamo un'ottima articolazione con il piegamento all'indietro e in avanti in questo modo. Qui c'è anche un'ulteriore articolazione qui alla vita, sempre con un piegamento in avanti e indietro, quindi il raggio complessivo è davvero ottimo. C'è rotazione laterale, davvero un ottimo raggio anche qui. Piegamento
laterale in questo modo qui, il piegamento della gamba in avanti a 90 gradi senza alcun tipo di problema, il piegamento all'indietro anche qui non c'è assolutamente problema, c'è l'apertura laterale delle gambe praticamente massima, rotazione alla parte superiore, il piegamento qui al ginocchio in questo modo, poi abbiamo il piegamento del piede in su, il piegamento del piede in giù, entrambi con un raggio devo dire niente male, abbiamo la rotazione dei piedi in questo modo, rotazione della caviglia in questo modo e poi anche il piegamento qui alla punta del piede. E ora ragazzi andiamo a misurare l'altezza di questa figura, il nostro fedelissimo Legolas ci dice che è alta praticamente 14,5 cm, quindi siamo sui 5 pollici e 75 qualcosina in meno. Eccola qui a confronto con il Vegeta Blue e Sage Figures e il Pizza Spider-Man Marvel Legends. Ed eccola qui anche a confronto con il Super VIP Monnezza Spider-Man, che è talmente alto che esce addirittura dall'inquadratura. Oh, ed eccoci qui ragazzi al tanto atteso momento dei voti per questa figure. Cominciamo con gli accessori. Sono comunque un buon numero, un bel po' di mani, ben 3 visi. Peccato che non ci sia la basetta. Qui devo dare un 8 pieno. Per quanto riguarda invece le articolazioni, anche qui comunque hanno fatto veramente un buon lavoro. La figure può assumere un bel po' di pose, non c'è assolutamente alcuna limitazione. Qui devo dare un bel 8. E per quanto riguarda l'estetica ragazzi, devo dire che hanno rispettato alla perfezione il design del personaggio, è una figura veramente ben realizzata, comunque molto pulita, ma è proprio così che deve essere il personaggio, senza particolari sfumature. Qui secondo me il 9 ci sta tutto e quindi ragazzi il voto finale per questo Spike Sage Figures direttamente da Cowboy Bebop, dato dalla media dei 3 voti precedenti, è un 8.5. fatemi sapere adesso ragazzi se siete d'accordo con il mio voto con un commento qui sotto, lasciate anche il like se questo video vi è piaciuto e se volete aiutarmi potete anche condividerlo. Se volete acquistare anche voi questo o tante altre action figure, come sempre c'è il mio sito Arsivis Shop nella scheda in alto oppure qui sotto in descrizione. Detto questo, grazie a tutti per la visione, noi ci vediamo alla prossima, ciao da Ara, da Spike e collezionate sempre.